Ragazzi, due live in un giorno, pazzesco. Ho appena finito di fare un video lezione per il mio mastermind. Ho detto, non ho assolutamente niente di meglio da fare, mi metto a scherzare con questi personaggi di dubbio gusto che girano su Instagram. In realtà sto riattivando l'algoritmo di Instagram. Appena fatto l'ultima lezione, ragazzi, per il mio mastermind, perché le persone iscritte al mio mastermind, a cui voi non potete iscrivervi ovviamente, ricevono anche una lezioncina mensile. Peraltro, per i partecipanti al mio mastermind, fate conto che dopo questa lezione non dormirete, vi verranno i dubbi esistenziali, e il mio lavoro è quello di crearveli. Peraltro, stavo anche facendo degli acquisti, avete preso il libro, guardate che sono rimaste le ultime tipo 40 copie o qualcosa di simile. Sì, sul network marketing. Non si sente male, ho cominciato a rompere i coglioni. Allora, ah, perché c'avevo il telefono così. Cosa metto? Dai, non mi rompete. Allora, potrei metterlo in bilico tra una lattina. Allora, vediamo se riesco a fare questa cosa qua. Ditemi se l'audio si... Chiaramente, la lattina non regge il telefono. Hai fatto soldi con lo schema Ponzi? Purtroppo no, purtroppo no. E sono rimaste pochissime copie, domani chiudiamo, quindi adesso ci sarà il rush finale, il libro vi arriva a casa insieme al resto, con tutti i corsi, tutte le cose, quindi fate un po' voi. Peraltro ho messo la... Ah, probabilmente il tipo aveva l'audio disabilitato, ho messo la VPN. Vediamo se riesco a far entrare qualcuno, visto che non ho niente di meglio da fare, diamo questa botta di engagement in questo social completamente inutile. Quindi prendete, dov'è il libro? Questo qui, povero ma dignitoso sta minchia, ottimo per chi inizia, ottimo per chi sta facendo grano, i corsi sono ottimi come sempre. Ho più soldi di te, beato te. Che tu sappia, Wise permette di fare bonifici automatici appena entra un pagamento. Non credo. È possibile diventare fluenti in cinese in un anno su intensivo? Sì, è possibile. La DeFi è interessante. Non sapevo cosa fare. Ah, perché è venerdì? Arriva il libro, non vi preoccupate. I primi dovrebbero essere arrivati oggi. Stavo scherzando, grandi ragazzi, sit tight, ti hanno fatto cambiare la bio su Instagram? No, non è cambiato, perché dovrebbe essere cambiato? No, quando facciamo i lanci mettiamo solo il link del lancio, ragazzi. E non so che bio ci sia su Instagram. Bob Proctor è il migliore. Immersione. Cosa farai questo fine settimana? Quello che faccio sempre, un cazzo. Studio, mi diverto. Mi diverto studiando, vita pallosa, ti direi conto i soldi, ma poi sembra una frase da ciarlatano e quindi conterò i soldi. Ciao, ragazzi, normale avere più voglia di lavorare e poca di studiare, sì. Ma nel mercato americano mi è venduto, io sono nato nel mercato americano, ragazzi, quando voi non eravate neanche nei miei pensieri, baby. Everybody was just better off when I wasn't even thinking about you. And for the longest time, I didn't even consider myself to be able to speak Italian on videos because like for years I just spoke English. Si stava meglio, si stava meglio. Sì, Alex Morton, segretieri, li conosco. Alex Morton era in Vimma. Proctor aveva fatto anche un video contro Alex Morton, poi rimosso, l'aveva fatto da Las Vegas. Cerbero, dico, dopo la twitchata hai tolto consulente più pagato del... No, nei libri c'è scritto, figuratevi voi, ma secondo me... Ragazzi, secondo voi mi interessa di quello che dice la gente? Veramente, cioè, voi perdete troppo tempo, semplicemente per fare i lanci e facendone tanti, la bio, quella completa, non so bene cosa ci sia scritto, ma so che è composta da due o tre frasi, o quattro, no? O le bandierine, non lo so... Viene rimossa in virtù del link singolo con la descrizione singola di quello che spingiamo quel dato mese.
Ne risulta che hai venduto il mercato americano, ma non risulta chi, testa di cazzo, cerca Big Luca, My Self Publishing Revolution e vedi te se non vendeva il mercato americano, cerca My Affiliate Marketing Revolution. Ah, Dio mio, non risulta, cosa vuol dire risulta? Cosa vuoi che ti risulti nella vita? Secondo te nella vita a te ti risulta qualcosa? Se c'è il mulatto più bello d'Italia che voleva parlarmi oggi, mandatemi la richiesta che così facciamo 2 minuti a testa. Ragazzi, ma ancora parlare del CE, ma siete, ma perché voi perdete tempo prezioso? Cioè, c'è un motivo se siete poveri e stupidi. E porca troia, cioè non vi voglio insultare, però è anche la verità. Cioè, Alex Morton è un venditore incredibile. Guardate il pitch che faceva a 22 anni per Vimma. Bravissimo. Mi spieghi perché dici che i ricchi non comprano le case ma vanno in affitto? Berlusca più o meno 3-4 ville, Renzo Russo, Michele Ferro, dei vecchi video, come mai? Allora, Ricky, non è una domanda proprio. Cioè, quando tu sei miliardario, non conta più quello che fai, capito? Cioè, a quel livello tu puoi fare qualunque cosa perché non ha un'attinenza. Quando invece non hai miliardi e sei un ricco normale, è suggeribile non impegnare capitale per la tua casa, ma usarlo per generare altri soldi. Detto questo, quando hai i soldi, fai quello che vuoi. C'è un paragone un po' cretino. Senza offesa. Considerare che il Berlusca le ha comprate in tempi non sospetti, pagandoli. La villa di Maccherio l'aveva pagata 250 milioni di lire. Quindi. Sono un collaboratore di Alessandra e Valentina del Mastermind. Entro volentieri per un saluto. Grande, grande Cesare. Di loro che ho appena registrato la lezione, l'ultimo mese del Mastermind e farà venire crisi esistenziali. Faccio entrare in live con te. Ti seguo da quando mi buttavi fuori ammazzate da discoteche. No, ti ho buttato fuori da qualche discoteca? Veramente? No, gestiva gli alza, scalare non tanto. Le persone che seguono il cervello sono di un livello molto basso. Noi abbiamo una hater che dice che fatturiamo come una panetteria perché lei ha visto i bilanci. No, ma sta cosa di veramente, guarda, è una cosa imbarazzante. È veramente imbarazzante. Non capisco che cazzo di problemi. Vabbè, come stai? Come stai, Christian? Mettiti la VPN, dai, che facciamo un minuto live. Non c'ho un cazzo da fare. Che lavoro consigli di fare all'inizio ai diciottenni? E io consiglio di mettere su un'attività ai 18 anni, però non lo so, non lo so, mamma mia, mal di collo, cazzo, ho storto. Ragazzi, io investo in indici, lo sapete dove investo? Oggi ho spostato giusto un 43 o qualcosa mila sugli indici, infine. Tuo più grande consiglio, la ripetizione, grazie mille. Ci parli della volta che hai tirato uno schiaffo ad un cinese, cazzo. Ero in un centro commerciale a Wanda Plaza a Ningbo. Mi si era fulminato il computer, un Dell, e io ero in Cina, nel campus di Ningbo, perché l'università di Nottingham ha un campus in Cina e un campus in Malesia. E io ho avuto tipo una forma depressiva perché mi ero appena fidanzato con donna e poi sono partito per la Cina. E quindi io non uscivo neanche dal mio residence, no? Perché gli altri andavano in discoteca, c'erano altri ragazzi. Io, da persona seria che sono, cioè io sto a casa, Dio ce ne scampi. E quindi stavo praticamente nel mio residence a guardare i film in cinese, okay? Perché io avevo un'ampissima collezione di film in cinese, che è bruciata insieme a una casa, perché poi sono tornato in Italia dove stavo in affitto. A me è andata anche a fuoco una casa, oltre a tutte le cose che mi sono capitate nella vita. E la scena è stata 3 autobotti, 2 intossicati, vabbè, ok. E anche una vecchietta che si chiamava Adele, che io ho fatto uscire perché era bloccata sulle scale, e le ho dato il mio giubbotto di pelle, poi è svenuta, l'ambulanza stava andando via con il mio giubbotto di pelle. Vabbè, un giorno farò, dirò anche questo, dovrei scrivere altri libri. E
E quindi stavo guardando, i film erano quelli di Hollywood tradotti in cinese, comprati da Amazon Cina, si trovano tranquillamente. Io ho pochissimi soldi, mi mettevo via i soldini per comprare i DVD cinesi. Okay? E, stavo guardando The Bodyguard, quello con Kevin Costner, e il computer si è fulminato. Quindi ho detto, sono in Cina, non ho niente da fare, è morto il computer, io poi se non ho il computer muoio. E allora mi sono fatto portare in un negozio di elettrodomestici, un negozio di elettronica, insomma, dove potevano avere un computer. Ho la VPN e mandami la richiesta. Io ce l'ho, ma non so se funziona. E, che si chiama Wanda Plaza. Penso anche addirittura che cioè, il nome era Wanda Plaza, a Ningbo, Wanda, sì. Vado in questo negozio, non parlavano inglese e in cinese non ce la facevo perché era un casino. Morale, guardo il computer, va bene, ok, così. Quando c'è da pagare mi fanno, noi accettiamo solo carte cinesi. Gli faccio, lei sta scherzando, vero? No, no, siccome la sua è una carta internazionale, non va in Cina. Ho detto, cosa, scusa? Morale, siccome i cinesi ridono mentre parlano, è una cosa culturale, non lo sapevo, c'è il concetto di perdere la faccia, quindi non si può dire che l'errore sia. Vabbè, morale, non avrei dovuto, sono stato io a testa di. Mi sono innervosito talmente tanto che gli ho dato un paio di schiaffi e sono dovuto scappare, facendo un veloce cambio, avevo una felpa, un maglione nero. Me lo sono legato in vita, così da avere una maglietta blu, perché ho detto, se questo adesso chiama la polizia, sono scappato, ho preso un taxi, sono, perché lì ti arrestano. Quindi no, 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 è stato un errore da parte mia, ero nervoso, non avrei dovuto assolutamente farlo. Non ha scusanti questa cosa. E gliel'ho detto a Donna, le fa, ma sei pazzo, cosa fai? E poi il giorno dopo sono andato in un altro posto, perché non potevo tornare a Wanda Plaza. E praticamente ho trovato un negozio Dell che aveva un POS internazionale. Questo è un attimo il resoconto. Cristian Pozza, dovremmo avere tutti e due la VPN. Però no, no, ho sbagliato, mi sono innervosito io, ero giovane, ero zavo, eccetera. Non ho sbagliato. Oh, come Eccoci stai? qua, Tutto Billy. Ciao, tutto bene, tu? a posto, dove stai? Sono dalle tue vecchie parti. Che so. Eh beh, il passaggio di address downtown va fatto. Eh sì, esatto, sono proprio. Forse c'è via anche te questa vista qua. Sì, hai anche il balcone? Sì, esatto. Non hai fatto il barbone per 2 lire. Come ti trovi Dubai? Ma bene, bene. Diciamo che adesso ti dico, sono diventato un uomo indipendente perché tutti i problemi possibili mi sono capitati tutti. Quindi, siccome i consulenti non li sanno risolvere, me li sono risolti tutti da solo e quindi ho sviluppato una marea di skill che non hai idea. Okay? No, capisco. E poi abbiamo quelli del Cerbero, che è il Cerbero che ci dicono: no, ma voi non sapete niente, voi qua e voi bilanci, PDF, voi vogliamo vedere. No, Ma non è vero, sempre sta roba si qua. rendono conto, non si rendono conto. No, ma Non davvero, capisco molto sviluppi, bene. purtroppo, per l'assenza di competenza dei consulenti. Quando io dico, cioè, come vedi, e poi ci devi sbattere la testa da solo, perché tutte queste variabili, i conti, il giro dei soldi, e sono. Ma io però mi rendo anche conto una cosa. Che è inspiegabile, cioè tu le devi vivere queste cose, Lo perché io so. mentre io mi rendo conto, tu gli dici perché non hai bilanci, perché Stripe è sotto una società americana, però i soldi vanno in un conto da dove io pago con le Amex virtuali, però il bonifico, cioè chi non le vive queste cose, che poi sono tragedie, ok, non le può capire, quindi ho anche rispetto per questa cosa qua, tu le sai Io perché adesso sei lo so, a Dubai. ma a noi ad esempio contestano, no, che noi fatturiamo tipo 90.000 euro, quando l'anno scorso abbiamo speso di media di spesa 165.000 euro, no? Però questo non lo sanno loro. Perché? Perché avevamo una SNC all'epoca, che quindi non faceva i bilanci, che poi ha venduto le quote a una holding, che è una holding mista, che ha la parte dell'utile, delle partecipazioni e la parte del fatturato. Ma di fatturato non fa niente perché è una holding e quindi loro dicono, ma voi fatturate una panetteria. Non capiscono niente e vogliono parlare e fare le live, fare i fighi e Oh, continuare c'è uno a che tirar su. scrive che questa
La partita IVA è obbligatoria se si vende in Italia anche se hai l'azienda. Cosa gli dobbiamo rispondere? Ragazzi, voi non avete letto e neanche i vostri commercialisti la normativa europea, la dovete smettere di cagare il cazzo. Non è così, non è in Italia, Basta. ragazzi, dovete uscire. Ma guarda, ma io notavo anche una cosa, io non l'avevo capita questo. Io non ho, perché in Italia loro dicono apro la partita IVA, Che cosa vuol dire? Non vuol dire un cazzo. Ma non esiste la partita, cioè, in America non dicono io apro la partita IVA, in UK non dicono oh, I'm gonna open a VAT number, non si dice, cioè apri l'azienda, poi se hai delle robe di IVA, apri, cioè in Italia pensano che la partita IVA, io ho Sì, è società. riguardato la e ho capito dopo, sia l'azienda. Sì, Infatti ma... io ho riguardato, ho detto, non l'ho capito, perché loro pensavano, spieghiamolo anche, dice, che la partita IVA è l'azienda. Allora, il notaio ti apre la società, ok? Poi questo manda l'atto di costituzione della società al commercialista, il quale manda l'atto all'agenzia delle entrate e appiccica la partita IVA alla società. Siccome queste robe le ho fatte 4, 5, 6 volte, ragazzi, dovete parlare con chi le robe le fa, non ai cerberini, questa gente qua che guadagna 500 euro con reddito di cittadinanza, Ma ok? dai, Quando... ma sono bravi, ma sai che io li ho trovati, io mi aspetto, allora io te lo dico, adesso, vabbè, lo dico là. Allora per chi guarda questa live, ragazzi, parlo un po' più con Christian perché abbiamo un rapporto un po' più vicino da anni, insomma, non possiamo dire, lui mi ha fatto anche delle testimonianze, lui è molto bravo, anzi faccio pubblicità, Playlover Academy, sono numeri uno nel mercato di lingua italiana per la seduzione, quindi faccio volentieri pubblicità, quindi conversiamo in questo modo perché c'è questa vicinanza, diciamo, lo spieghiamo se la gente non capisce. Però io quando sono andato al Cerbero, io non mi sono io non avevo guardato i video, cioè io mi ricordo del Cerbero, perché mi aveva anche attaccato a me, poi hanno rimosso il video, eccetera, che urlavano le trombette, allora ho detto vabbè, mi aspettavo una cosa degli fatti, ho detto vabbè, al massimo chiudo. Però devo dire una cosa, che hanno fatto delle domande, lascia perdere poi, però, come si chiama? Mister Marra, Davide si dovrebbe Sì, l'ho chiamare. guardata, la tua live è stata costruttiva. Ma non mi interrompevano, non, cioè, devo dire che non ho nulla a che spartire. È arrivato a un certo punto a tradimento il Mister Rip, che non ho capito, però, tutto sommato, non mi è neanche così dispiaciuta. Però vedi i limiti, quello è brutto. Cioè io quando è finito, Donna si è guardata la live, no? E io eravamo fuori, no, a fumare sul balcone. E dicevo, ma ti rendi conto dei dubbi che hanno? Perché poi la sensazione brutta è che io credo, e nessuno mi toglie dalla testa, che Marcello, per esempio, che Mister Rick, loro siano in buona fede. Cioè loro sono veramente dubbiosi. Ma non sanno il perché. Non so se è chiaro. Cioè, loro hanno veramente questi dubbi, ma io non credo che loro sappiano il perché. Cioè, sono tutti puntigliosi e tu dici, ma cazzo, ma quante altre cose bisogna fare a livello di formazione per far vedere che si c'è, cioè, testimonianze, casi studio, l'età. Ti rispondono che 21 minuti li puoi aver fechizzato. Cioè, quindi non c'è speranza. No, ma non c'è speranza, ma io ci credo, perché appunto a noi dicono, io dico questo mese sono praticamente rovinato, ma non perché ho speso troppo, perché ho fatto troppo utile con la società in Italia, no? Per dirti. E poi mi scrivono che ho il fatturato della panetteria. E questo mese dico, abbiamo fatto un mese della Madonna, della Madonna, della Madonna, cioè over tre cifre significative, ok? Senza lanci di netto. Over. Dimmi il numero, dai, che quanto profitto avete fatto? Ma sui 100, 140.000, 150.000. Bello, bello. Senza lanci. Vabbè, dai, ci paghi il 70% di tasse, poi che. Lo so. Infatti sono rovinato Vabbè, perché... però hai la partita IVA lì. Sì, beh, per forza. Pensa che soddisfazione. Grande, grande, sono contento ragazzi che stiate andando bene. Poi più in là magari ci rivedremo, magari no, chi lo sa dove ci porterà il destino. Assolutamente. Comunque, un'ultima cosa che vorrei dire, no? Perché le persone a volte non capiscono, credono che siano tutte cose fake, i soldi da dove arrivano.
Io dico una cosa, ragazzi, ci sono delle entità, oltre a quelle agenzie di entrate, piuttosto che tax department e quant'altro, che controllano minuziosamente, che si chiamano banche. Le banche, nel momento in cui ti interfacci con loro, vogliono sapere ogni singola virgola che si muove sul tuo conto bancario, perché la paura del riciclaggio è enorme e ti Beh, chiedono gli enorme. estratti conti bancari di tutte le società che hai, a partire da quelle operative e anche di quelle di sopra, con le holding varie, eccetera, sono collegate, ok? Perché le entità legali sono diverse, no? E quindi ti chiedono sempre tutti quanti i bilanci, i flussi e quant'altro, cosa che la gente non sa. Sì, cioè la due diligence la fanno le banche. Tu fai conto che una banca mi aveva chiesto ragione e prove di come io mi mantenessi quando facevo l'università in Inghilterra. Questo, no, perché loro dicono: aspetta, lei se viene in Inghilterra, come si mantiene? Cioè, hanno voluto non le robe di strada, a parte quelle, ma andare a vedere come io mi mantenessi in Inghilterra più di 10 anni fa. Una cosa violenta, però per lei porci, Christian. Va bene, dai, ti saluto che faccio entrare qualcun Ok, un altro. saluto, stammi Piacere bene, vederti. ciao, in bocca al lupo per Oh, buon tutto, eh. business, buon lucro. Un abbraccio, Ciao, ciao, caro, grandissimo. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua, ragazzi. Quanta gente hai sbattuto fuori da bodyguard? Un pochino. Io credo che il problema sia che non viene percepito il processo e non riescono a capire le dinamiche di un'azienda digitale per l'infovismo. Ma no, non capiscono, cioè, è assurdo. E poi si chiedono perché tutti vanno a Dubai e vanno a regalare 80K a caso. Sapete com'è. A quando un nuovo confronto col Cerbero dicono che metteranno in campo il loro foro, il prof Boldrini. Ma io non ho nessun confronto da fare. Poi con Boldrini è un economista. Io non so, vorrei. Cioè, i confronti si fanno con persone della stessa. Non so se è chiaro. Anche il confronto con. Non è un confronto. Infatti non lo è stato un soliloquio. La gente poi si è. Ma ha parlato solo lui. Ma chi doveva parlare? Scusate. No, una perdita. Se mi metto a fare dibattiti così, mi piace anche per carità, penso di essere anche abbastanza bravo. È una perdita di tempo per chi non ci guadagno niente, cioè nel senso, non, soprattutto quando c'è un distacco di topic, di materia, di conoscenza. Cioè, se faccio un confronto con un economista che sa le teorie economiche della monetary policy, eccetera, grande rispetto, ma non ho a che spartire. Potrei stare zitto e ascoltare le teorie economiche, e lui sta zitto e ascolta le lezioni di marketing su come si monetizzano le piccole imprese. Cioè, non, però sarebbe lui prova a fare magari a traslare le sue competenze sul marketing e io provo a traslarle sull'economia, non lo so, ma non. Novità sulla Protect Your Wealth? No, non ci sono novità. Per chi vuole capire come aprire, in che paesi aprire società, aziende, aprire queste società, aziende, conti offshore, conti Pila, vuole essere introdotto nelle migliori banche dei migliori paesi, più stabile, vuole delle pianificazioni offshore serie, può scrivere al nostro ufficio e lo mettiamo in contatto con la Protect Your Wealth, ufficio@biglucainternational.com. Chi ti ha chiesto come ti mantenevi in Inghilterra? Una banca. Cioè, voi, quello che ha detto Christian è esatto. Voi non avete idea dei raggi X per aprire dei conti correnti e personali e societari. Perché dici che Mr. Ripper è una trap? No, non una trap, non mi avevano avvertito che ci fosse, anche lui faceva delle. No, no, non una trappola. Non so se ho detto trappola, forse ho esagerato con la metafora, ma è stato, ragazzi, è stato piacevole. Cioè, e vabbè, mandatemi le richieste, ragazzi, vediamo cosa si può fare per farvi entrare. Ragazzi, poveromadignitoso.com, prendete il libro. Sì, Christian, Playlover Academy, sono nostri studenti, sono bravissimi, ci hanno fatto varie testimonianze, sono molto molto bravi. Non è un occulto lui. Finalmente a Dubai, porca troia, ti guardano pure i peli pubici. No, ma non, sai, non lo sa.
No, no, Gianluca. Vabbè. Facciamo entrare. Michele. Sai cosa ci faceva uno sputo sulle scale e saliva? Grande, cazzo. Ciao Michele. Ciao Big. Ciao, hai 10 secondi per farmi la domanda più intelligente che ti viene in mente. La domanda più intelligente, ma conosco già la risposta perché ho letto le tue consulenze di Sean, come aumentare le consulenze, i costi delle consulenze. Che consulenza fai? Sono un terapista, un terapeuta olistico e da Non quando è seguo i vero, tuoi consigli il business funziona. non è vero, non è vero, non sei un terapista olistico. Hai un'azienda che vende terapia olistica. Avete problemi identitari, voi ragazzi. Tu sei uno che fa soldi vendendo roba terapia olistica, perfetto. Tu non sei un terapista olistico. Già un problema con l'identità. Vai avanti. No, questa è la domanda. Sono appena entrato. Ok, no, no, ho Quindi... capito. Vabbè, e tu adesso hai capito che non sei chi credevi di essere, però quando credevi di essere la persona che non sei, a quanto vendevi le consulenze? 120 euro. Perché? Non c'è un motivo, infatti il tuo libro Consulenza Edition mi sta facendo capire questa cosa qua. Dietro c'è la paura di perdere i clienti che ho. Consulenza Edition è un libro? No, è arrivato il cartaceo Ah per sì, a l'intervista. pure? Ma guarda te questi Sì. qui, io che gli dico, ma guarda te, c'è il cartaceo consulenza edition? Non lo sapevo. Io non ce l'ho, io non ho per le... Io sono messo, ragazzi, adesso ho delle barre, dei libri, io ho due copie, di cui con gli errori di partitura, un libro rosso e non ho più altro, vedi per le torci qui, non ce l'ho. Sì, quello, c'ho anche quello rosso, che la tua storia è fantastica, anche la seconda parte. Io ti ringrazio, Big, perché dal 2018 io ero malato, mi sono autoguarito da una malattia degenerativa con le cose che ho imparato, era la Grazie. fibromialgia, e nel 2018 io ero completamente senza lavoro e non avevo più una casa a Padova dove abitavo fuori, staccato dai miei genitori. Le uniche cose che riuscivo ad ascoltare erano le tue live che nel 2018, i tuoi video su YouTube, e cazzo, avevo anche dei patemi d'animo perché io vengo da una formazione filosofica e dicevo che cazzo sto guardando, e poi mi stavi pure sulle palle. E io ti devo ringraziare perché la tua energia, la tua competenza e il fatto che abbia superato questo pregiudizio mi ha letteralmente salvato la vita. E adesso, grazie a quello che sto apprendendo dai tuoi prodotti, dalle tue live, sto cominciando piano piano ad avere delle entrate che siano significative. Adesso posso permettermi una casa, un'automobile. Certo, sono distante anni luce da quello che stai facendo tu, però sei veramente un grande esempio e ti stimo anche come persona, oltre che come professionista, perché ti ho visto anche in altre interviste e ho letto anche la tua storia, e quindi per me sei un grande e una fonte di ispirazione suprema. Grande, sono molto molto Io felice, molto fiero di te. veramente io lo dico sinceramente, quando avrò questi 10.000 euro vengo a darteli, Ma no, perché ma ti accumula lì. no, ma non sto scherzando, Big, io veramente tu mi hai salvato la vita. Nel Grazie, secondo me la 2018 vita non me la riuscivo sei a fare. salvata da sola, diciamo che magari ho dato un'accelerata. Ma alla grande, non riuscivo a fare un cazzo di niente perché ero mezzo catatonico, avevo la fibromialgia, non ne uscivo, e le uniche cose che riuscivo ad ascoltare erano le tue parole. E quindi da lì è cominciato un percorso in cui io di marketing non sapevo un cazzo, snobbavo anche, e progressivamente sto acquisendo una conoscenza che mi ha portato da zero ad avere adesso qualcosina che mi permette una bella casa, devo dire la verità, una macchina e di essere autonomo, e continuo questo percorso, e grazie anche per il tempo che mi stai dedicando questa sera e per il consiglio che mi hai dato in maniera così brutale, ma devo dire efficace. E quindi chapeau. Va bene, io ti ringrazio, contatta il tuo VTA e fatti aprire un corso a tua scelta gratis. Va bene? Ah, grazie.
Grazie, Sì. Bigger. Sceglilo tu, te lo apriamo, va bene? Sei un grande. Ok, Grazie e mille. aumenta i prezzi. Come si fa? Sali di prezzo tutte pippe mentali. Prova, ok? Sei un grande. Sei un grande. Ciao, Grazie un mille, Bigger. abbraccio, gamba. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Devi chiudere la chat. Non lo Ok, so come si fa. nemmeno io, siamo Chiudi e abbastanza rientra. tecnologici. Ok. Grandi, vedete? Sono molto molto contento di impattare su queste, di fare il mio. Dette ragazzi, voi che avete il culo pesante, lui aveva la malattia grave, eccetera, eccetera. Si è messo sotto, penso che gli dobbiamo fare tutti i complimenti. Non vi pare anche a voi? Bravo, bravo. Vabbè, faccio entrare qualcun altro. Com'è essere sposato, Big? Bello. Insomma, è un vero uomo sposato. Alla faccia dei cialtroni che ti danno il cialtrone. Esatto. È un attore, Big Luca l'ha fatto entrare. Ma purtroppo, ma chi se ne frega, ragazzi? Noi abbiamo una squadra di formazione cui obiettivo è migliorare la vita delle persone con il marketing, con i soldi, però perimetralmente impattiamo la formazione anche su queste belle storie, queste persone molto forti. Tuo studente come fa a vendere un prodotto pericoloso? Ragazzi, chiedetelo a lui, cioè non è che io insegno il marketing, non lo so. Pensa quanti stai salvando davvero. So. Vabbè, facciamo entrare qualcun altro. Vabbè, facciamo entrare Michele. Ma una donna neanche. Diamo qualche, per le signore che qua che sono timide. Ciao Ciao Big, Michele, come buonasera, come andiamo? stai? Ci si difende. Discretamente, Diciamo che non sono. no, io avevo una curiosità, dato che so che è un problema di tutti, ed è comunque inerente a quello che abbiamo appena sentito, il tema dei testimonial, cioè perché, per esempio, no, il ragazzo di prima. Cioè, minchia, ha detto una roba ma l'ha detta in live. Perché cazzo, come faccio a metterti davanti una cazzo di telecamera e dirlo che mi serve per aumentare le vendite? Cioè, a me mandano dei messaggi e mi dicono, oh, ho fatto 2500 il primo mese, porca troia. Come? Guarda, ho dato anche questa risposta e ne abbiamo parlato all'interno della live, l'ho fatta quando ero in Svezia, la live di aprile del Mastermind, che facciamo una live al mese. Allora, i problemi sono molteplici, te ne dico alcuni. Allora, se si parla di soldi, tu fai conto che le persone non vogliono, vediamo perché. Michele. Che le Ti rimetta. sento, ma non ti vedo. Ok, adesso sento. Ok, ci siamo? Sì. Ok, allora se si parla di soldi, devi capire che molti non hanno piacere di far vedere che fanno soldi, soprattutto in Italia. E questo io anche, cioè, ma anche per dire persone che dicono: io ho l'ex moglie, sono separato, non voglio far vedere che guadagno tanto. Ho il trust, ufficialmente non ci sono io, eccetera, eccetera. E io avrei personaggi molto buoni da far vedere. Quindi c'è la componente del non voglio far vedere alle persone che guadagno.
C'è la componente che mettere il video, cioè tu sei spigliato di fronte a una camera, ma quante persone possono fare banalmente un video? C'è anche il discorso di mettere la faccia in un'affermazione. Le persone hanno paura a farsi vedere con nome e cognome su qualcosa di definitivo, in qualche modo, che votano, no? Cioè che dicono io penso questo di questa persona. C'è un fatto stupido di ego, quindi ci sono alcuni che dicono se io faccio la testimonianza a Michele, se la faccio a Big Luca, perdo di credibilità, che in realtà è il contrario, però certe cose non le estirpi. Io ce l'ho molto, per esempio, con persone che vengono da altre parrocchie. Mi dicono, guarda, io vado agli eventi di Tizio, Caio e Sempronio, ufficialmente studio da loro, siamo amici, che è una cosa abbastanza brutta. Dici, ma tu dovresti essere libero di fare quello che vuoi. Però c'è molto questo campanilismo in Italia, in America c'è molto meno. E poi le persone non lo fanno se non sono incentivati. Io, per esempio... Io incentivo, eh. Minchia, io do dei bonus che possono essere tangibili a livello economico. Cioè, roba che ti dico, se tu me la fai, non ti dico che ti pago, però ti do dei bonus che è oggettivo, che sono in vendita a X e io te lo regalo. Ma ci vuole anche il momento però... giusto per dire, magari questa persona... Non avrebbe, non si sarebbe mai messa di fronte alla telecamera, però adesso live in modo fortuito gli è venuta fuori questa cosa qua. Magari lui non voleva, cioè io non penso, lui è arrivato live per farmi una domanda, io l'ho preso un po' in contropiede, magari lui si è aperto, però non è una cosa che tu puoi fare in modo, cioè non c'è, anch'io adesso ero un po', cioè sì, ero anche un po' emozionato, perché comunque, cioè ti fa piacere, cazzo, però bisogna innescare la situazione. Lo puoi fare forzosamente, quindi ho assunto 10 nigeriani per il mio mastermind, la gente non ha scherzo, però è semplice, è un mix di queste cose qua, quindi non c'è un vero modo replicabile, dipende da che business fai, tutta la questione anche dei referrals. Puoi dare dei bonus, puoi fare un follow up, però la minor parte fare le testimonianze, specialmente se si parla di tanti soldi. Io ho studenti occulti che fanno interviste online con tantissimi altri miei studenti, alcuni occulti, alcuni no, e secondo me ne parlano, cioè, però alcuni non lo possono dire. Fai conto che noi abbiamo persone che vengono con la webcam spenta e pagano in Bitcoin, non sono scherzi, una persona l'ho anche invitata per il mastermind, non posso dire chi è, non la immagineresti mai. Però diciamo, cioè vuol dire che probabilmente la conosco. No, no, ma sapete quanti ne... Allora, cioè io poi sembra uno non c'è, sono tutti a più livelli, però no, alcuni non hanno piacere di farlo vedere perché la reputazione, perché hanno scazzi magari con formatori miei amici, perché non si può dire, perché di qua, perché di là. Però per tornare, quindi la tua situazione non è dissimile. Innanzitutto si parla di soldi. E quindi le persone, è un discorso, ma anche per esempio tra di loro c'è la competizione. Cioè ti faccio un esempio, se io chiedo un riscontro economico, anche che le persone dichiarino quanto fanno, poi no, gli haters diranno, ah non è vero, perché se lo puoi inventare, sì va bene. E io ho molte persone nella stessa nicchia, e quindi tu pensa, cioè, se noi prendiamo l'ambiente, chiamiamolo dropshipping, come può uno dichiarare il numero se pari... Cioè, capisci, certo, il problema intrinseco, e quindi va bene. Che poi in realtà invece là una testimonianza ce l'ho, ma è messa su un numero parziale, non totale. Però capisci, quindi è un problema di tutti. Quindi puoi anche... io per esempio nel nuovo libro delle testimonianze noi abbiamo messo anche screenshot. Banalmente i commenti che arrivano qua live, le email che tu ricevi, i messaggi, sono tutti screenshot che tu puoi fare e puoi farli valere. Censurando il nome, perché se non hai avuto il consenso esplicito... Sì. Io in questo, noi in questo siamo fanatici, perché in realtà ci aumenta il business, perché le persone sanno che se tu vieni da me in consulenza, io non dirò mai che tu ci sei venuto. Io ho situazioni... No, ma io faccio la stessa cosa. No? Io ho situazioni dove, cioè, magari mi viene il... Alcune volte stiamo attenti anche, però magari mi arriva prima un socio e poi l'altro. Cioè, sono anche situazioni delicate.
E quindi noi manteniamo privacy. Noi sinceramente la manteniamo secondo me anche troppo, perché si arriva secondo me a dei livelli anche veramente abbastanza patetici, però mi aumenta il business. Cioè, chiunque guarda questo live, anche se voi, cioè, nessuno può sapere certi nomi dei no. Non so, addirittura ci sono acquisto dell'altro ieri, una persona che farà consulenza con me, nome XX. Non sgancia il nome e il cognome del database. Con verifica documento che è fatto senza fare l'upload. Perché ci sono delle situazioni contingenti, però per me è business. Fai conto che avendo un elevato volume ci sono comunque le testimonianze, ma non solo, Michele. Quanto contano le testimonianze oltre a un certo punto? No, non impattano particolarmente, perché sì, vabbè, è una riprova sociale, punto primo, non se ne guardano. Cioè, l'importante è che ci siano, poi se ne guardano una random, forse, ma comunque, cioè, la gente guarda se stesso, no? L'importante è che ci siano... Sì, sì, sì. Cioè, nel senso, se tu hai... Ti faccio un esempio, vendi 200... Ho venduto 200 corsi. Sì. Ho avuto 20, che ne so, 20 testimonianze. È un 10% di testimonianze che hanno effettivamente ottenuto dei risultati. Cioè, se una persona è mediamente intelligente, dice, ok, di tutte quelle che hanno avuto i risultati, quanti è che effettivamente si sono messi davanti a una telecamera? Punto primo. Punto secondo, chi è veramente partito? Che anche questo non è un tema, eh? No, ma non fanno questi ragionamenti. Questi sono i tuoi ragionamenti. Tu non devi sottovalutare la loro ignoranza. Lo dico con 300 persone. ma è così, ragazzi. Cioè, adesso tu sei inserito abbastanza nell'ambiente, sei anche socio, insomma, di chi devi esserlo. Però tu sai perfettamente che ci sono persone nella formazione, chiamiamole così, che se contassero le testimonianze e i risultati sarebbero in bancarotta fraudolenta. Ma da anni. Cioè, non voglio fare nomi e cognomi, ma... No, vabbè, ma, cioè... Ok, li sappiamo. Però, come te lo spieghi? Perciò non devi mai sottovalutare... C'è un insegnamento, è questo, che quello che tu pensi sia nella loro mente, non è nella loro mente. Quello che tu pensi non ci sia, invece c'è. Me ne sono accorto anche col livello delle domande dell'intervista, no? Poi piacevole confronto, diciamo. Ma tu vedi, in realtà, certe cose sono problematiche nel cervello altrui. Cioè, questi, io adesso ci metto dei numeri finti di IVA e secondo me qualcuno... Cioè, io non, però non voglio crederci. Sono bene, cioè, capisci? Fammi vedere la partita. Adesso ci metto 1, 2, 3, 4, 5. No, ti dico la verità. Quando ho sentito certe domande, io me la sono vista tutta, no? In live. Ma cioè, quando ascoltavo le domande, cioè, oggettivamente dicevo, ma vabbè, ma sta roba qua, ma che cazzo di domanda di merda è? Cioè, fagli una domanda anche bastarda, anche del cazzo, no? Ma fagliela con un criterio. Minchia, ma gli vai a tirare fuori l'IVA? Ma cosa c'entra l'IVA? È come diceva prima Christian, no? Cioè, l'IVA non è l'azienda. Cioè, vai a costituire l'azienda. Ma cosa stai dicendo? Follia! Ma guarda, ma scusami, Michele. Tu guarda anche l'enfasi sui miei numeri, no? Cioè, il bilancio. Ma scusami, ma in che modo il farti vedere i miei numeri prova l'efficacia dei miei corsi? Però io ho anche pensato un'altra cosa. Cioè, loro forse, ma per loro intendo tutti loro, credono che l'online marketing sia un metodo tipo... E quindi vogliono vedere che i miei numeri, perché io insegno quel metodo agli altri... Ma non è un metodo... No, ma è una follia. Hanno una distorsione mentale in cui vanno in autogol. Perché io ho notato che loro dicono... Allora, punto primo, io voglio vedere i tuoi numeri. Però voglio anche sapere che la gente ha risultati. Queste due cose qua non hanno nessuna attinenza con... Perché io potrei essere bravissimo a truffare, ti vendo merda, vendo un botto, fatturo un botto, nessuno ha i risultati, quindi che cosa ti ho dimostrato facendoti vedere? Cioè, potrei farti vedere che sono bravo a truffare.
Ma capisci? Esatto, bravissimo. Cioè, follia! È una follia! Ma non so, ma poi si fa... Cioè, non ha un senso, però, ripeto, la cosa è che io sono conscio, insomma, studio la psicologia dei consumatori, dei feed, ma è sempre, e lo ammetto, e questo è quello che dice Dan, che la difficoltà del marketing è sottostimare la difficoltà del task. Cioè, il vederlo poi. Poi, di solito, io non ho contatti con le persone scettiche piuttosto che... Ma il vederlo è disarmante. Cioè, ma allora, cazzo, è veramente... No? Cioè, ti disarma. E dici, ma che cazzo ve ne frega? E... No, ma il fatto è che cosa dimostra? Cioè, il fatto, anche ipotizzando che tu dici, ok, mi avete scassato la minchia, vi faccio vedere i bilanci. Dopo che ti ho fatto vedere i bilanci, cioè, io potrei vendere 10 corsi all'anno e 10 persone diventano tutte 10 multimilionarie. Io ti faccio vedere il bilancio e ti dico, cioè, che cosa dici? Io sì, ho fatto un cazzo. Però ma esatto, cioè, il fatto che... Cioè, i nostri numeri è la nostra abilità di vendita, le nostre testimonianze, i risultati esatto. Degli studenti sono quello che conta, ma in qualunque campo. Cioè, voglio dire, nel fitness io misuro quanti dei tuoi studenti hanno gli addominali. Io nella formazione misuro quanti tuoi studenti vendono su Etsy e fanno soldi. Tu misuri quanti imprenditori liberi professionisti con le mie strategie, come la testimonianza di prima spontanea, hanno avuto un miglioramento, a volte può essere tangibile da visura, voglio dire, ci sono società in Italia, a volte c'è qualcuno che ci mette la faccia e fa delle dichiarazioni, a volte ci sono personaggi che tu conosci, però facendo una tara, però no, senza considerare che via, è stato richiesto perché io non abbia fakeizzato Interactive Brokers. No, quella è stata una hit. Quella è stata una hit. No, io ho cassato su quella, perché non volevo... mi hai visto, no, Dura, perché poi non è giusto, anche perché, ripeto, adesso a parte gli scherzi, non è un confronto, cioè, qual è il confronto, capisci, no, quello, quindi parte che poi bisogna essere sempre educati, perché gli interlocutori erano tutti molto educati e quindi è giusto, mi hanno insegnato la buona educazione e non è il caso di andare a fare i bastardi, eccetera, però ti denuncia un po', cioè, probabilmente loro vedono certe cose. Io non sto parlando delle persone con cui ho fatto l'intervista, sto allargando e sto generalizzando e sto creando degli stereotipi. Però loro vedono delle cose perché sono in loro. Non ci avrei mai pensato. Ma allora io ti dico la verità. Io non è che non ci abbia pensato. Io ci ho pensato, no. Il mio team invece mi fa big. Senti, te la butto lì. Però io a un certo punto dico, innanzitutto, ragazzi, cioè anche lì, un conto milionario tutto investito, liquido, personale, cioè in Italia forse l'hanno fatti vedere in tre, ma anche a livello mondiale. Cioè, ragazzi, io non l'avrei mai fatto vedere. Cioè, adesso far vedere le mie pile, le mie banche, adesso, cioè, non è che sia proprio una cosa, infatti mi sono stracciato, io non lo volevo neanche fare, poi a un certo punto sempre il team mi fa, senti, non hai la foto, io sapevo dove andavano a parare, io volevo mettere, sai cosa, gli screenshot delle oscillazioni, no? Perché poi c'è anche un fatto di ego mio, io stesso, e faccio, sì, però non è l'unico portafoglio, poi ho detto, cioè, cominciamo a fare i nomi, cioè, c'è anche cazzo la privacy, allora, senti, facciamo vedere questo, gli ho detto, tanto, 1,2 milioni quello che è già impressivo, impressionante. Non stiamo a fare trasferimenti, investire, non investire, disinvestire, e io di mostrare altre cose non ne mostro. Perciò questo è quello che deve essere. Gli faccio, tanto non fa differenza, ragazzi, a livello percettivo. No? Ma io penso che se tu avessi messo lì 500.000, 1 milione, 10 milioni, non cambia un cazzo. Cioè... Hai capito? Cioè, quindi a un certo ho detto no. E non solo, io ho messo la foto del broker, poi abbiamo fatto il video, e c'è anche la lettera di referenza che Interactive Brokers la stampa personalmente, cioè la stampa automaticamente la può fare anche in italiano. Però, anche, perché se no uno dice, fakeizza, a parte il fatto che io non so neanche da dove si cominci, sicuramente qualcuno del team, io ho l'abilità di un bradipo, cioè non potrei mai photoshoppare niente, se tu vedi, gli screenshot che io mettevo in America quando dovevo censurare il nome è tipo fatto a penna digitale, cioè questa è la mia abilità, ragazzi, non,
L'hai fatto con un mio screenshot, una delle prime consulenze che avevo fatto. Ti avevo mandato lo screenshot, l'hai usato come testimonial, l'hai modificato figa con il coso della penna, tipo Instagram. Ah sì, cioè io, la mia abilità si ferma lì, però uno vabbè può dire tu hai l'entourage, cioè, quindi per carità, adesso se volessimo fakeizzare qualcosa penso che ci riusciremmo, però non è stato già dura mostrarlo, perché da una parte vuoi mostrare tutto, dall'altra parte effettivamente il mostrare ha il problema inverso, che poi è il paradosso delle testimonianze, perché vedi, cioè io che ce ne ho, non so, 300, mi chiedono la 301esima, cioè non finisce più. Chi ne ha zero, va bene. Io che ne ho 300, 500, io non lo so quante, cioè se prendi tutti gli screenshot e tutte le robe saranno più di 1000. No, serve il bilancio certificato con la firma, e come facciamo a sapere che percentualmente... Quindi, sempre un po'... No, ma anche la domanda di Mr. Rip, no? Quando ti ha chiesto, ma tu hai un sistema per tracciare quanto funziona il tuo metodo? Paralysis by analysis. Come cazzo fai? Ma non è neanche un'analisi, perché l'analisi sarebbe prendere i corsi e applicarli. Dovresti mettere nella stanza di fianco a me una persona che parte da zero e io la guardo e verifico che il processo... È così che fai un'analisi scientifica. Ma sì, applicando. Ma è assurdo. Aspetta che forse, fatemi vedere, allora, vediamo le altre richieste, che la compagnia è ottima, però, no, per chi hanno taggato, vabbè, se c'è qualche, perché dobbiamo fare la gender inclusivity, Michele, no, se c'è qualche signora è giusto, che vuole... È giusto, come il video, dobbiamo prendere i calvi. Sì. Dobbiamo includere tutti. Ecco, quello con la barba e i tatuaggi c'era, quindi l'ha incluso. Io sono zero positivo di gruppo sanguigno, quindi se vuoi chiedere prima, così includiamo tutti. Ciao Big! Oh, è stato un piacere. Piacere mio. Abbraccio. A presto. Ciao ciao, grazie. Ciao. Eccoci qua, signori. Si può ancora ordinare il libro. Chiude domani, ragazzi, il libro. Quindi avete poco tempo e sono rimaste poche copie, pochissime. Non ho l'aggiornamento in tempo reale. Studiare, invece stare qui a ascoltare. Lo so. Trasforma il consulente per gara. Il consulente, fatti lo stampino. So. La live verrà salvata. Sì, poi metti gli spezzoni di questa live tipo su YouTube, eccetera. Anche la testimonianza, che penso che sia bella. Michele di prima. Vabbè, dovrei far entrare qualcun altro. E poi chiudiamo. Peraltro, se non avete la vostra faccia... Ah no, questo non può entrare. Oh, ufficio, quando cazzo iniziate a spedire? Che qui la gente giustamente vuol ricevere il libro per dormirci insieme. Allora... Emanuele, di qua... Sono un po' indeciso. Vabbè, facciamo entrare te. Il nome del libro è Povero ma dignitoso sta minchia, ragazzi. Vedete? Povero ma dignitoso sta minchia. Qui. poveromadignitoso.com. Dai, non taggare, non fate così dissing. Corso per chi inizia a zero. Guarda, e questa offerta del libro è ottima, perché ci sono dei corsi bellissimi. Samuel, non ti preoccupare che la persona da te citata è a posto. Ma niente, la pagina Instagram, segnalazione. Plausino, eccetera, eccetera, tutto fake, perché soffrono di succubanza psicologica, non ci riescono...
E fammi entrare Big, vabbè, ma ne ho invitato un altro. Dove sei tu, Alessandro? Ma è carino sto format qui. Ma sono inventato un giorno. Ma sì, chiamiamo qualcuno live. Che qua la vita è dura, ragazzi. Mi sento solo, così almeno faccio qualcosa. Se no mi devo lasciare i messaggi automatici sulla segreteria, non è bello. Queste esperienze, vedrai. Ciao Big. Ciao, come stai? Hai 10 Tutto secondi bene. per farmi la domanda più intelligente che ti viene in mente. Allora, ho studiato da voi, ci ho acquistato da voi il protocollo cibernetico e il protocollo evolutivo. Sto per cominciare la mia carriera da media buying e vorrei un consiglio. Non so se investire in Mentecatti o consulenze private con Caloni. Dipende a che livello sei. Allora, ti dico qual è il punto: è che se tu sai il media buying tecnico, ma non hai competenze di marketing trasversale, praticamente fai fatica a capire quello che devi fare. Perché tu puoi avere la componente tecnica e hai sicuramente un po' di strategia perché il corso la insegnava, però ti manca la visione d'insieme del marketing. Sicuramente Mentecatti te la dà. Io ti direi tutte e due, perché giustamente, però la risposta giusta è quella. Non per forza tutto subito. Mentecatti lo puoi riguardare quando vuoi, quindi a livello di formazione, se non l'hai mai preso, io inizierei da Mentecatti. Calcola anche che Caloni non credo che in realtà in questo non è più disponibile per fare le consulenze per tutti dei motivi che verranno svelati, insomma, nel prossimo futuro. Quindi adesso Caloni non è più disponibile perché su altri progetti. Ha interrotto in realtà. Chi le ha prese le sta facendo chiaramente, però non ne stiamo più vendendo. Quindi io ti direi fai Mentecatti e poi prendi delle consulenze. Magari sai quando hai già un pochino di esperienza, così parli di quello che fai e che ti capita, non teoria. Quindi mi consigli prima di, cioè io ora ho protocollo evolutivo, insieme a Mentecatti comincio a, diciamo, buttarmi sul mercato, prime collaborazioni e poi i frutti che vedo li Sì, analizzo in consulenza con chi di dovere, con esatto, chi di dovere. perché parlare con un Caloni o con qualunque dei miei dirigenti, cioè di cose astratte non ci piace, ok? Nel senso che se tu inizi a fare media buying, ti formi con Mentecatti, inizi a fare delle campagne, avrai dei dubbi, delle cose, ma fattive, non in pratica, perché adesso gli direi, ma se io facessi, noi siamo gente pratica, capito? Quindi prendi online marketing per Mentecatti 2.0 e poi per Evolutivo già ce l'ho, sì. Mentre nel momento in cui mi vado a candidare, cosa vado a levereggiare, diciamo, all'azienda se non ho già esperienza in precedenza? Ma allora, la formazione, e poi puoi fare esperienza personalmente con te, ti puoi fare delle campagne di qualcosa, anche se non hai un'attività. Cioè, vai su Clickbank, a quel punto vabbè, ti fai due campagne di affiliazione piuttosto che generazione traffico per qualche tuo conoscente. Ci sarà qualche attività fisica a cui puoi mandare del traffico, cioè devi ciappinare un attimo perché la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. E poi l'esperienza la fai sul campo, cioè un soldato spara la prima volta quando va in guerra, prima è tutto finto, perciò a un certo punto c'è il battesimo del fuoco, capito? Va bene, grazie mille. Ti auguro Sempre un buon lucro, il buon migliore. lavoro. Grande, cazzo. Ecco Guarda, guarda quanti corsi. È tutto fake. Grande, grande, grande. Che qui. Il soddisfazione. Caloni sempre qui. Che soddisfazione. Grazie, Grande, grazie per grandissimo. tutto. Ciao. Allora, mi sa che deve chiudere la chat. Mentecatti il top mi ha fatto smettere di vedere i metodi di guadagno, ma come si crea un business? A parte. Perché abbiamo litigato. Allora. Oh, ragazzi, qua parliamo anche di gender diversi, ma donne ce ne sono cifre anche entrare, però. Allora, ti faccio entrare. Se non avete la vostra faccia su Instagram, non entrate perché potreste essere dei pervertiti, cioè non lo so.
Unable to join. Allora, aspetta. Allora. Ciao Big. Ah, come stai? Fammi la domanda più intelligente, 10 secondi, che ti viene in mente. Ma guarda, allora, in realtà già mi hai risposto a il 90% delle domande in chat, durante magari non oggi ma diversi giorni, e niente, era così per un saluto veloce serale. Volevi solo salutarmi? Sì, è perché le domande sinceramente non mi vengono in mente. Ho visto la live di questa mattina o dopo pranzo, non mi ricordo, e mi ero incuriosito sulla strategia che c'era dietro alla live del Cerbero, però non credo si possa dire pubblicamente, insomma. E quindi ragionavo un po' su quello. Non si può, molto raramente faccio le cose a caso. No, infatti ho detto sicuramente non è andato lì per presenziare, insomma. Va bene, Big. Possiamo fare una foto? Se riesci a farla, sì. Sì. No. Perfetto. Grazie mille, grande. Big. Buon ciao. Lavoro. Ciao, ciao. Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao, ciao. Cosa si parla? Di nulla, siamo qua a cazzeggiare. Allora, finalmente una donna. Adesso speriamo che Lorenzo riesca a chiudere la roba, perché veramente... Come andiamo, Alessia? Bene. Sì, tutto bene, sempre a casa, con lo sfondo, questo bellissimo planetario. Una domanda? Dai, fammi la domanda, che così poi posso fartela io. Sì, hai 10 secondi per fare la domanda più intelligente che viene in mente. Allora, si parla di B2B. Io mi occupo anche della parte commerciale, ce l'avevamo sentiti qualche settimana fa, cyber security, eccetera. Ho una difficoltà, mi passa segretario, ok, mi passa l'interlocutore. Questo qua, cioè, non faccio neanche in tempo a rispondere, mi sbatte subito giù il telefono, cioè neanche sente ciao, piacere. Sono io il problema o è normale? Che telefonate ti passa? Telefonate a freddo? Sì, sì. Cioè, io faccio ricerca su LinkedIn e poi chiamate a freddo. Le chiamate a freddo devono essere chiuse dalla stessa persona che inizia, perché non puoi chiedere di saltare degli esterni. Io sto avendo una difficoltà in mano e non so come fare. No, non è colpa tua, cioè non c'è la soluzione. Se fate le telefonate a freddo, però dovreste fare del marketing, cioè marketing un po' più serio, così come insegniamo noi, perché le chiamate a freddo sono uno stilicidio, ma non puoi chiedere alle persone di compiere degli step. Chiaro. L'azienda non è la mia, io sono dipendente commerciale. Questa azienda, perché se ti passano le telefonate a freddo le devi chiudere tu, la persona che ha il telefono e già si sta rompendo i coglioni, chiude, sì. Per questo motivo. Okay. A sto punto, secondo te a freddo ha più senso fare email marketing con un ottimo copy? Cioè, se voi non fate... I clienti non si trovano come li state trovando voi, dovete avere un sistema di lead generation, dovete fare marketing, eccetera, se no è veramente incasinato. Sì, sì, infatti io sto cristando, non si può dire questa parola, ma è la realtà. Capito? Niente, era solo questa domanda qua. Comunque, già immaginavo la risposta, volevo un attimo essere confortata dalla disperazione in che passo tutti i giorni al telefono, ma è un casino. Licenziati, grande. Ciao, grazie, ciao a tutti, buona serata. Ciao. Io volevo avere un radio show, ma siccome non ce l'abbiamo più per tutta una serie di problemi, faccio il radio show su Instagram. Capito, Diego? Guarda cosa mi sto riducendo a fare.
È veramente una cosa pazzesca. Guarda te come siamo ridotti in braghe di tela, cazzo, veramente. Allora. Alessia left. Che divertimento questa roba qua. Allora, qua intravedo una foto di un aereo privato. C'è chi le fa le chiamate a freddo, ragazzi, molte aziende le fanno, cioè... 16 anni sto mettendo i soldi da parte da gennaio dell'anno scorso che mi danno i miei per poter comprare una consulenza con te, sicuro entro quest'anno riuscirò a farla. No, minchia, 16 anni non la puoi fare la consulenza con me, perché devi essere già un imprenditore, un libero professionista con un business, un'attività. E poi no, 16 anni, minchia, tu mi denunci, no, non createmi questi problemi, perché poi dicono che rubo i soldi ai ragazzi, Madonna, già mi vedo l'articolo, mi sembra già di vederlo, guarda. No. No, se vuoi vieni live, guarda, veramente. Cioè, o vieni quando sei maggiorenne, ma devi avere un'azienda, se no con me non puoi fare la consulenza. Non si può proprio. Poveromadignitoso.com, no, per carità. Fammi entrare. No, perché tu non hai la tua faccia. Io non ho. Avere un'altra... E allora tu sei unable to join. Beh, davvero mi hai cambiato la vita. Sono davvero grato di averti conosciuto. Lo devo ancora B. Grande. Profitto da affiancare possibilmente mentecatti. Sì. Poveromaglietoso.com. Ma può lavorare a 16 anni? No, io non vorrei. Io ho capito che ci sono i 15, ma come mi dà sfruttamento del lavoro minorile? Cioè, ci manca solo quello, guarda. Cioè, già, ripeto, mi sembra già di vederli, di sentirli. Non solo non hai bilanci, ma anche assumeva e collaborava con 15. E io la fa, e adesso non mi ricordo chi ho messo, forse ho anche ammesso te, non lo so. B. Eccolo qua. Ciao, come stai? Come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, 10 Finalmente. secondi per farmi la domanda più intelligente che ti viene in mente. Allora, prima di farti la domanda, non per farlo anche io, però sono, diciamo che hai cambiato anche a me la vita e sei arrivato anche per me in un periodo abbastanza difficile quando venne a mancare mio padre. Vabbè, senza fartela troppo lunga, diciamo che andammo in povertà completamente. Io penso che all'epoca facevo dropshipping, quindi stavo lì con i store online che poi banavano l'account. E guarda, non so nemmeno che domanda farti. Ma diciamo, vai, ti faccio. Io praticamente ho un'agenzia di online marketing adesso. Proprio stavo cambiando un po' l'offerta, anche perché questi devono pagare, fanno troppe robe gratis, vogliono sapere. La classica consulenza, diciamo, secondo me ha stancato un po'. E volevo mettere un'offerta praticamente a 2,97 dove noi gli facevamo una consulenza strategica iniziale, un business plan poi dopo l'analisi della loro attività, del loro business. Che ne dici? Allora, non ho capito molto bene. Innanzitutto sono contento che io ti abbia aiutato a uscire da un periodo buio, orgogliosissimo. Perché tra l'altro sono anche nel team con Caloni, quindi sono uno dei. Sono anche nel team dei Media Buyer. Ah, ok, perfetto. Allora, ripetimi la strategia che tu hai. Allora, campagna classica di lead generation che l'invita a un webinar dove faccio capire quanto conta la strategia nel 2022, e quindi visto che ci sono tutti questi tecnici sulle campagne pubblicitarie, nel webinar spiego appunto faccio vedere proprio un processo di marketing e faccio vedere quanto conta la strategia. Dopo fatto questo, l'invito a comprare Ok. questa offerta. Tu adesso hai una chiamata strategica gratuita che vende e vorresti far chiamare invece pagare la Sì, consulenza? a 2,97 più un business plan che poi gli mandiamo in PDF. Si può fare, cioè fai una prova perché non c'è la Sì, risposta.
voglio testarlo. La comunicazione è molto broad. Io sono principalmente lavoro con gli info business, anche perché comunque poi studiando un sacco da te, bene o male, mi sono molto più focalizzato su quelli. Però vorrei testare una comunicazione. Il printing è quello. Allora, tentar non nuoce. Il problema è, cioè, se non hai un drop delle conversioni facendo le chiamate strategiche e poi vendendo, io non me ne preoccuperei. Potresti farle in parallelo, però dipende anche da quanto sei strutturato. Cioè, nel senso, c'è un venditore, una... capito, cioè, fai questa offerta a 2,97 e puoi anche dire che se poi prendono un pack gli sconti il corso. Sì, poi... così. Ok. Quindi io proverei a fare questo, non vedo circostanze ostative per le quali non potrebbe essere. Fai questo esperimento, la cosa è, quando non sei molto strutturato, fai quello che ti porta la maggior parte di profitto. Sì, assolutamente. Poi l'obiettivo era quello di focalizzarsi sull'info business, perché l'agenzia sì, però non è tanto scalabile, poi i clienti che rompono i coglioni. In realtà, se volessimo essere sinceri, l'agency è più scalabile dell'info business 100 volte. È una rottura di coglioni. Ma scalabilità non vuol dire facilità, vuol dire scalabilità. Quindi in realtà l'agency è molto più scalabile dell'info business. Quindi te dici di provare a estrapolare più profitto dall'agenzia? Cioè, innanzitutto devi fare una cosa, perché fare un agency e fare un info business sono due cose diverse, proprio due modelli di business diversi. Devi fare un'azienda di formazione di là, non con il classico, il corso, ci ha rotto un po' anche le palle, insomma. Capisci? Quindi prova a fare questa prova qui e le puoi mettere in parallelo, come da un sell stavo pensando, no, in realtà... perché potrebbero cozzare, strategia gratuita oppure mi paghi la strategia, devi venderle comunque come cose percettivamente diverse, perché altrimenti i funnel possono andare in conflitto. Ok. O quantomeno escludi un pubblico in una o nell'altra. Comunque, per tua enorme regola, mai vendere la stessa cosa a prezzi diversi, perché questa è la prima cosa. In America lo fanno, lo puoi fare, però, oppure fare prezzi per le tasche dei clienti, questa è un'altra cosa che non va fatta, quindi il primo modo per far studiare un servizio molto high ticket, almeno l'obiettivo è quello, quindi di vendere dei pacchetti da 10-15k, magari di prendere qualche cliente che deve per niente lanciare un videocorso e quindi noi gli facciamo il webinar, gli curiamo la strategia e poi l'aspetto pubblicitario. Vabbè dai, non è molto high ticket 10-15k, se dici di fare di più, magari vedrai cose turche, che ne sai, va bene? Ok, Bim, facciamo una foto, dai, che la posso ripostare. Tanto poi ti taggo, sì. Dai. Ok, perfetto, grazie. Poi ti farò un testimonial, va bene? Grande. Te lo meriti per forza. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Un abbraccio. Troppo comprensiva, bastonatevi. Lo so, ragazzi. Vabbè, vediamo che facciamo entrare adesso. Poi io me ne andrei anche. Allora, chi vuole entrare mi dica voglio entrare. No, io ho detto voglio entrare, non accetta big, però vabbè, la foto fa vedere e non ci sei. Io ti accetterei anche, guarda che non ho la tua richiesta. Mi ricordo che hai fatto richiesta prima, perché mi ricordo la tua foto, che sembri tu che fai la spesa. Maria Rosa, io voglio vedere che tu cambi la foto, perché la foto che hai non penso che sia tu. Voglio entrare. Allora. Ok. Facciamo entrare Teo Frigerio e poi chiudiamo. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Stai tutto bene? Grandissimo. Benissimo. Hai 10 secondi per farmi la domanda più intelligente che ti viene in mente. Già preparata. Allora, io ho questa idea, già mi occupo di gestire alcuni venditori in Italia e adesso mi sto inserendo sul mercato svizzero, ok? Dato che non si può retribuire a commissioni i venditori in Svizzera, io voglio fare dei pacchetti di lead generation per aziende che cercano appunto clienti e poi dargli in affiliazione i venditori che ho io.
quindi fargli dei pacchetti mensili dove loro mi pagano per la pubblicità, comunque per la lead generation e per la manodopera dei media buyer, e poi dare un'affiliazione dei venditori sulla quale c'è una percentuale anche che entra dalle vendite. Quindi io retribuisco i venditori, mi tengo una percentuale del fatturato che mi pagano i clienti, così c'è un ritorno grosso se si costruisce una rete vendita consistente. Ecco. Non è male. Cioè, non li puoi pagare a commissione i venditori, però tu faresti brokeraggio di venditori? Sì, sostanzialmente sì, farai lead generation, poi darai in affiliazione dei venditori. Perché praticamente... Aspetta, affiliazione è un termine complesso. Cioè le persone ti pagherebbero un retainer mensile a te per i venditori che tu hai assunto? No, mi pagherebbero praticamente le commissioni unicamente della vendita più un fisso per la pubblicità che pagherei e sosterrei per loro. E poi avrei un ritorno mensile solo sul fatturato che porto agli venditori all'azienda. Quindi di tasca spende solo la pubblicità e la spesa quella che poi retribuirei a media buyer. Facendo i conti, considera comunque acquisire soltanto clienti ai ticket, su una media di 50 venditori collocati e un 30.000 di vendite per ogni venditore al mese, che comunque non è tanto in Svizzera, ovviamente di far pagare comunque in un B2B almeno il 20%. Ai venditori pagherei il 15, mi terrei il 100. Non mi è mica chiaro questo modello qua. Cos'è che ho detto? 30.000 è poco? Per un venditore rappresentante in Svizzera fare vendite da 30.000 euro al mese, quindi prendere potenzialmente 3K di commissioni, è veramente semplice se si collabora con le aziende giuste. Ah, ok, che il venditore ne prende 3, non 30. No, 3, ovviamente poi, cioè io conosco certo. Venditori che prendono veramente anche di più. No, certo, no, sì, indubbiamente, va bene, cioè dipende anche dal business che fai, cosa vendono questi clienti, non è che tutti hanno cose da vendere da 30.000. No, chiaro, chiaramente, ovviamente si fa una selezione e profilazione anche dei clienti. Quindi, allora, tu faresti un'agency di marketing dove gestisci le campagne, sì. E quindi loro ti danno il budget e tu gli fai arrivare i leads e in più gli dai i venditori. Esatto. Io quindi prendo anche una, chiamiamola passiva entrata dalla vendita e dei servizi altrui. È come perché avere una... è passiva quando sono altrui ma non è passiva quando sono tuoi? Hai ragione. Hai ragione. E diciamo che non dovrei inventarmi nuovi servizi, nuovi prodotti, ma generare anche i servizi degli altri. È più semplice, però è anche meno controllo. Però sì, non è un modello di business... sbagliato, in realtà poi devi acquisire questi asset, dovresti inglobarli. La sfida certo. È questa, ok? D'accordo. Una faccio cosa che ne dico anche una foto. Sì. Ti ringrazio, Vic. Grandissimo. Buona serata. Un abbraccio. Buona serata. Va bene ragazzi, ci siamo divertiti, iscrivetevi a questo canale bellissimo Instagram dove io perdo del gran tempo e ne perdo veramente tanto. E niente, che vi devo dire ragazzi? Prendete ragazzi il lancio del nostro libro, con tutti i nostri corsi che sono 8 ore di corsi, povero ma dignitoso sta minchia, ok? Corso e libro sui soldi, sul business online, su come guadagnare da casa e come uscire soprattutto dalla povertà e la mediocrità che vi affligge, ok?